Sì. Tanto, buongiorno. Ben trovato. E volevi dei test importanti, questo è molto importante anche perché l'Inghilterra gioca con gli 88-89. Sì, è una scelta precisa, chiaramente quella in fase di programmazione di voler in ogni stage, in ogni data ufficiale comunque giocare contro delle nazionali, quindi non ritrovarci semplicemente per uno stage di 3 giorni in cui magari fare la partitella tra di noi. Per noi è importante che i ragazzi acquisiscano ulteriormente esperienza e chiaramente la partita di domani è proprio in virtù di tutto ciò. E da qui in poi avremo sempre partite amichevoli, che in nazionale non saranno mai amichevoli, ma partite contro squadre di livello chiaramente importante, a cominciare dall'Inghilterra. Senta, domanda relativa all'Empoli. Ha già deciso la formazione, quanti degli azzurri può schierare titolari? Non ha ancora deciso quali sono? No. Ci sono tante cose da valutare, perché ho dei giocatori che ieri hanno disputato 90 minuti, degli altri che hanno giocato sabato, quindi c'è da verificare un pochettino anche le condizioni di coloro che ieri hanno fatto i 90 minuti. Vediamo oggi, tra l'allenamento di oggi e domani mattina, chi avrà recuperato. Penso che per tutti quanti loro comunque indossare la maglia azzurra sia un qualche cosa di importante, quindi sono sicuro che avranno stimoli giusti e necessari per affrontare una partita così di prestigio come può essere Italia-Inghilterra. È vero, come diceva prima il suo collega, che andiamo a affrontare una nazionale che si sta preparando e sta preparando chiaramente la fase finale degli europei, con giocatori dell'88, dell'89 e anche qualcheduno del 90, quindi di pari età, ma è una squadra che, diciamo, è dell'altro biennio. Noi stiamo lavorando con ragazzi più giovani, ma è stimolante comunque poter affrontare dei ragazzi che hanno qualche esperienza in più. E a volte 1 o 2 anni possono, a questa età chiaramente possono essere determinanti, però il test, la voglia di giocare contro questo tipo di formazioni è proprio in virtù del fatto che i nostri hanno bisogno chiaramente di acquisire ulteriormente esperienza, perché ormai devono confrontarsi con giocatori più grandi di loro, quindi con esperienze diverse. A proposito di esperienza, il campionato, adesso siamo già fatto avanzare al campionato, sì. non le sta dando tanto una mano. Cioè, sto prendendo in mente l'esempio di Destro. C'è un giocatore che quando ha giocato ha fatto delle grandissime qualità, dice, no, ha preso altri 2 attaccanti. Devo dire che l'ultima volta quando c'è stato lo stage, quindi la partita con il Bellinzona, avevo detto che un certo miglioramento da questo punto di vista si era visto, perché c'erano dei giocatori tipo Destro, tipo, non so, mi viene da pensare a Misuraca, lo stesso El Shaarawy ad esempio, che vabbè, aveva un problema di infortunio, quindi Camporese, cioè, c'era stato un certo miglioramento da questo punto di vista, nel senso che qualcuno di loro aveva avuto più spazio. È evidente che il mercato di gennaio chiaramente ci sono state squadre che si sono rinforzate, squadre che in alcune circostanze hanno preso giocatori che possono chiaramente creare qualche difficoltà in più ai nostri giovani. Ma ad esempio, però, a proposito di Destro, ieri stava giocando comunque titolare, nonostante fossero stati acquistati 2 giocatori, poi si è fatto male, però comunque credo che Ballardini, insomma, gli stia dando fiducia in questo senso. Quindi io spero che la situazione possa sempre di più migliorare.
da qui in avanti, nel senso che loro possano, insomma, giocare con più continuità. Però questo è un discorso che avevamo già fatto all'inizio, insomma, della mia nuova avventura, ed è un discorso, insomma, un po' vecchio ormai. A proposito di stimoli, c'è un giocatore, Santon, sì, sul quale forse tu dovrai lavorare a livello proprio di stimoli, che è un ragazzo che aveva bruciato le tappe, poi è tornato indietro, poi è ritornato in avanti, adesso a lui potrebbe sembrare un nuovo ritorno indietro. No. E poi ti faccio anche un'altra domanda. Ma tu non pensi che Santon sia forse più valido al centrocampo che noi in difesa? Non so, forse se qualcuno già in quella posizione di campo l'abbia utilizzato. La mia intenzione è quella di utilizzarlo da terzino destro. Per quello che riguarda Davide, ho avuto modo di parlare con lui proprio stamattina, perché lui è arrivato ieri sera, e io devo dire che ho trovato massima disponibilità, e questo è un aspetto fondamentale. Fondamentale per lui, fondamentale anche per, chiaramente, per l'Under 21, ma credo a maggior ragione per lui. Io penso che lui abbia fatto una scelta di lasciare l'Inter, di andare al Cesena e di rimettersi in gioco. È un ragazzo sicuramente che ha vissuto e sta vivendo magari un periodo particolare. Non è semplice per un calciatore, per una persona comunque, a 16-17 anni essere così in vista, essere un giocatore da nazionale maggiore, convocato con la nazionale maggiore, un giocatore che comunque aveva delle prospettive grandissime, e poi un po' dovuto anche magari a qualche infortunio, un po' dovuto anche comunque a questa grossa notorietà che improvvisamente gli è caduta addosso, probabilmente il ragazzo ha incontrato delle difficoltà che oggi sta cercando di superare. La nazionale gli vuol dare sicuramente, il sottoscritto insieme a tutto lo staff vuol cercare di recuperare Santon, perché penso che sia un giocatore di grande avvenire, e lui deve lavorare anche su se stesso, chiaramente, per ritrovare quella migliore condizione. Penso che l'Under 21, e me lo ha fatto capire, per lui è una grande possibilità, ed è una vetrina eventualmente per poter poi ritornare con la nazionale maggiore. Prima della convocazione io ho parlato anche con Prandelli, e quindi di comune accordo si è scelto proprio questa strategia, che penso sia importante per il ragazzo. La nazionale ha voglia di dargli una mano, e lui chiaramente deve rendersi assolutamente disponibile. Tra l'altro, per me lui sarà il capitano di questa nazionale, così avete già questa notizia in anteprima. No, le volevo chiedere un'altra domanda relativa all'Empoli. Cosa significa 4 azzurri convocati, e perché non ha chiamato Tonelli? Perché sarebbero stati 5 altrimenti. Io credo che l'Empoli da sempre lavori benissimo sui giovani, ed è una delle società che gli permette anche, che permette a questi giovani di giocare con una certa continuità. Lavora molto anche su quella che è la qualità dei ragazzi, e quindi non è cambiato moltissimo rispetto alle prime due convocazioni, in cui avevo convocato 3 giocatori, e questa volta c'è l'inserimento di Saponara, che è un... Mori era venuto già l'altra volta. Ha fatto lo stage? Ah, giusto, la stage. Non si è informato, perché ti ho letto ieri, e quindi sono 4 giocatori, 3 almeno di questi erano già stati convocati. L'unica novità è rappresentata da Saponara, che è un ragazzo che ho visto personalmente giocare, che è stato visionato anche dai collaboratori, che merita questa chance come l'hanno avuta anche altri ragazzi, e come magari l'avrà in futuro ancora
ancora Tonelli. Questo è un momento di crescita per tutto il gruppo, per loro e anche per il sottoscritto, chiaramente per valutare quello che il panorama calcistico italiano può offrire alla nazionale. È chiaro che poi da settembre in poi cercheremo, insomma, di, nei limiti del possibile, di sbagliare il meno possibile. Tornando al mercato di gennaio, ti ha dato magari una mano la Sampdoria portando Macheda, che dovrebbe avere più possibilità rispetto al Manchester United? Penso possa essere importante per lui giocare in Italia. Sì, sì, questo l'avevo detto, è importante sicuramente per lui il rientro in Italia, ma al di là del rientro in Italia è importante che lui giochi con una certa continuità, poiché sia all'Italia o all'estero non è che per me cambi moltissimo. Credo che abbia avuto una grossa chance, tra l'altro in vista anche di quelle che sono state le partenze che ci sono state nella Sampdoria, veramente una chance che deve giocarsi nel modo giusto. Credo che non è che lì abbia il posto assicurato e come sempre dovrà conquistarselo, ma questo vale per la Sampdoria e vale anche per la nazionale, chiaramente. Però penso che piano piano si stia inserendo bene. C'è una cosa, il discorso punte, cioè, mentre mi sembra la squadra sta prendendo proprio una fisionomia, perché ormai i portieri sembrano prendere una certa strada, la difesa mi sembra che viaggi ormai su un binario quasi fisso, cioè gli uomini sono più o meno quelli, così pure anche il centrocampo. Invece il discorso punte, a parte Destro e Macheda che mi sembra due praticamente inamovibili, cioè come Gabbiadini infortunato, vero? Cioè, Borini infortunato. Cioè tu conti di vedere anche Paloschi, anche Ragazzo e anche Immobile tra questi, oppure? Sono sicuramente insomma tanto giocatori che come età rientrano assolutamente, perché Immobile è del 90 e Ragazzo è del 91, quindi sono giocatori sicuramente di interesse che possono far parte, insomma, del giro della nazionale under 21. Paloschi, per quello che riguarda Paloschi, che chiaramente viene da un infortunio abbastanza lungo, è un giocatore sicuramente di grandissima qualità ed è un giocatore che nel momento in cui starà bene sicuramente ritornerà con l'under 21. Stavolta lui chiamato un po' meno, perché sono 19 alla fine. Sì, non avevamo molti giorni a disposizione, non che le altre volte ne avessimo di più, però ho voluto convocare un giorno prima i ragazzi, e la convocazione praticamente è stata divisa in due tronconi, con il sabato che sono arrivati i giocatori della Serie B e ieri che sono arrivati i giocatori di Lega Pro e di Serie A. Ne ho convocati qualcheduno in meno, perché chiaramente avevo praticamente un solo giorno per poter lavorare insieme a tutti quanti, cioè oggi, e quindi insomma non mi sembrava, anche perché domani vediamo, ma non credo che faremo tutte le sostituzioni, insomma. Anche Giandonato è stato operato al menisco. Vai. Un giudizio tecnico su Fabbrini, visto che è un po' la stella che ha Empoli. Beh, insomma, non conosci bene, però. Sì. Penso che sarebbe superfluo, insomma, dare un giudizio su un giocatore che tecnicamente ha sicuramente delle grandissime qualità. In questo momento forse non è il vero Fabbrini, probabilmente, no? Quello che ci ha abituato a delle grandissime prestazioni, e anche con la nazionale, ma con lo stesso Empoli, soprattutto nella prima fase della stagione. Ultimamente credo che abbia anche avuto un'influenza che probabilmente lo ha anche debilitato, però è un giocatore di indubbie qualità. In quanto giovane, questo non riguarda soltanto Fabbrini, ma riguarda gran parte dei giovani, ad esempio come può essere stato per Santon, è chiaro che c'è bisogno sempre di molto equilibrio nei ragazzi stessi, nel senso che a volte li si esalta
magari anche eccessivamente, e successivamente, insomma, quando si cade e chi cade dall'alto si fa male in alcune circostanze. Allora, un'ultima domanda. Tanto se ci puoi dire se giocherai 4-4-2, se giocherai qualche anticipo di formazione, se ti va. Poi te la faccio subito così. Se puoi dire qualcosa sul gruppo di qualificazione e se ti piace il calendario, che a me sembra buono, ma c'è solo... il debutto con l'Ungheria che sì. I primi di settembre le nazionali italiane sono sempre sì, abbiamo bene. Cercato in qualche modo, perché è un duro lavoro, mi sono accorto, sono stato su, è chiaramente un lavoro di mediazione che devi fare con tutte le altre nazionali, e se non trovi l'accordo l'UEFA dopo un po' dice va bene, allora decido io, e rischi magari anche rischiavamo anche addirittura di poter giocare a marzo, cioè se l'UEFA decide, si rischiava di giocare a marzo, dove noi avevamo già programmato delle amichevoli, in virtù proprio della crescita del nostro gruppo. Per quanto riguarda il girone, l'ho detto appena sono usciti, sono state sorteggiate le nostre avversarie, che comunque rappresenta un girone duro, equilibrato di sicuro, ma duro e inizialmente sì. Allora, come andamento delle partite, più o meno abbiamo rispettato quelle che erano le nostre idee, la nostra idea di girone. Cambia l'inizio perché magari avremmo preferito partire con una partita, tra virgolette, con una partita magari in casa. Non è stato possibile, ne avremo due immediatamente fuori casa, di cui la prima contro l'Ungheria. L'Ungheria è una squadra di terza fascia, e questo però non deve spaventarci. Prima o poi dobbiamo incontrare tutte, incontreremo immediatamente l'Ungheria, sarà subito un test importante, sarà subito l'occasione per... entrare in clima qualificazione, questo senz'altro. L'ultima, visto che abbiamo parlato dell'Empoli, c'è un altro giocatore che diciamo è un po' definiamolo oriundo, Forestieri, che è di nazionalità italiana, se ha mai pensato a lui? No, ma io ho una lista di giocatori infinita tra 90 e 91 e qualche 92 chiaramente che si mette particolarmente in luce, quindi Forestieri è un ragazzo che già ha fatto parte della nazionale italiana e che fa parte sicuramente della famiglia azzurra, ultimamente è stato anche convocato con l'Under 20, però in questo momento insomma in attacco direi di essere abbastanza coperto, chiaramente questo non gli preclude assolutamente la strada, ma ci sono dei giocatori insomma di spessore, ma Forestieri come tanti altri chiaramente deve assolutamente sperare di poter arrivarci. Va bene, allora facciamo un TV mister, ci mettiamo in piedi, prego avvicinatevi, sì, ti do.